Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi parleremo di gestione delle informazioni, di gestione dei dati del modello BIM, quindi come gestire le informazioni del modello BIM. Prima di iniziare a entrare nel merito proprio del webinar, consentitemi di fare due parole sulla nostra azienda. Apaceas, per chi non ci conosce, ha iniziato la sua attività ormai più di 30 anni fa nel campo delle costruzioni, fornendo supporto, consulenza e anche rivendita di soluzioni per il settore, a partire dai progettisti e costruttori. Oggi siamo più di 50 persone e i nostri clienti appartengono a tutte le discipline del processo, quindi a partire dai progettisti, come dicevo, general contractor, committenti, naturalmente, gestori di asset, tutta la filiera sostanzialmente che ha un filo conduttore, ovvero quello della digitalizzazione. Questa è la nostra missione, quella di digitalizzare il settore e quindi portare tecnologie, innovazione e servizi. Adesso ne parleremo un po' più nel dettaglio. Ci occupiamo anche di tecnologie, quella che vedete oggi è di Rofus e che abbiamo classificato nell'ambito del BIM Information Management, ovvero nella gestione informativa non geometrica dei modelli BIM, ma con un collegamento molto forte ovviamente con i modelli. Quando parlo di servizi, intendo sia i servizi di supporto alle tecnologie, tutte le tecnologie BIM che ci sono sul mercato, parlo anche di servizi dal punto di vista metodologico. Quindi noi da diverso tempo abbiamo una divisione specifica che si occupa proprio dell'implementazione della metodologia BIM. E in questo senso noi forniamo formazione, quindi per chi deve approcciare il BIM, che sia un committente, un progettista, un general contractor, ognuno per il suo ruolo, possiamo fare formazione, chiaramente facendo prima il punto della situazione sul livello di digitalizzazione della realtà a cui ci rivolgiamo, per poi fare anche della consulenza, quindi ci sono molte realtà, ad esempio i committenti, che siano pubblici o privati, che devono imparare a fare la stazione appaltante, quindi devono mettere in campo anche dei processi per avere questo ruolo. E così anche per la certificazione, quindi possiamo occuparci anche del percorso di certificazione delle realtà, quindi possono essere, ripeto, tutti questi ruoli della filiera, sia per quanto riguarda la certificazione aziendale, sia per quanto riguarda la certificazione individuale delle figure professionali, quindi BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDA Manager. I percorsi formativi non si fermano qui, quelli sono ovviamente i percorsi formativi individuali e specifici per ogni realtà. Noi comunque svolgiamo una grande attività di formazione, ideando partecipando a percorsi formativi presso gli ordini professionali, presso le associazioni professionali, presso l'università, quindi master, piuttosto che corsi di specializzazione, piuttosto che anche i corsi di laurea, anche con dei seminari. Per fare il mestiere che facciamo, è necessario anche partecipare a quegli ambiti dove si decidono le regole, dove si definiscono e si aggiornano. E quindi siamo certamente seduti ai tavoli principali dove si fanno le normative, quindi in ambito nazionale l'ente italiano di normazione, quindi l'UNI, in ambito europeo al CEN. Abbiamo anche dei progetti di ricerca, di sperimentazione in alcuni ambiti specifici, sempre in tema di digitalizzazione. Ne cito alcuni di questi per ragioni di tempo. In questo caso parliamo di un progetto, il progetto Samba, finalizzato
all'applicazione delle tecnologie BIM sicuramente e delle tecnologie 5G e IoT in applicazione al concetto di smart building per la gestione del patrimonio esistente. Un altro progetto che si chiama Ponti Sicuri, che si occupa di, grazie anche al pacchetto di soluzioni tra le più avanzate del mondo Trimble, quindi TechStructure, Trimble Connect e Trimble Quadri, di digitalizzare la gestione della classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti. Quindi è una cosa molto specifica, è stata creata anche un'app, questo chiaramente anche grazie al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa. Un altro progetto è un tema molto attuale, quello della blockchain, quindi è un progetto che ci vede impegnati insieme a RaiseUp, una startup innovativa dell'Università di Ferrara, nel sperimentare la tecnologia blockchain al settore delle costruzioni, chiaramente tutto collegato anche al BIM. E un altro punto su cui volevo focalizzare l'attenzione è un po' già visto all'inizio, quando abbiamo parlato della tipologia dei nostri clienti. In questo caso vediamo anche chi sono, questa è veramente una piccola selezione, semplicemente finalizzata a rappresentare le categorie di alcuni clienti, quindi committenti pubblici piuttosto che privati, general contractor, come dicevo, progettisti in vari ambiti, dalla costruzione civile all'oil and gas, alle infrastrutture, eccetera. Ci trovate ovviamente sui principali social network. Io vi consiglio di seguirci, ad esempio potreste consultare il nostro canale YouTube dove noi pubblichiamo molti degli eventi che svolgiamo online, per cui potrete anche rivedere alcuni eventi a cui non avete potuto partecipare e quindi farvi anche un'idea più precisa di quello che facciamo e anche dell'applicazione delle tecnologie, nonché della metodologia BIM. Veramente poche slide perché vorrei lasciare la parola alla collega Paola Bronzo che è con me oggi. Ci Buongiorno. vediamo. Buongiorno Paola, Buongiorno, buongiorno a grazie. tutti. Oggi vedremo appunto, come dicevo, di Rofus. Di Rofus faccio solo due parole, poi ti lascio assolutamente il campo libero perché preferisco insomma che si sviluppi la presentazione su quello che ci vorrai raccontare. Dirofus è un database sostanzialmente, quindi nella gestione delle informazioni è nata l'esigenza di gestire in maniera più ordinata, più completa e più, come dire, articolata tutte quelle informazioni non geometriche. Quando parlo di informazioni non parlo solo di informazioni alfanumeriche, parlo anche delle informazioni, come dire, dei documenti piuttosto che di qualsiasi allegato che si voglia mettere in campo per gestire le informazioni del modello BIM e del processo in generale. Ed è un'applicazione ed è una soluzione che viene applicata a tutto il processo, a partire dalla progettazione o forse addirittura a partire dalla programmazione dell'intervento, magari da parte del committente che utilizza questa applicazione per strutturare i suoi dati e i suoi requisiti, che poi vengono compilati da parte degli altri attori della filiera, quindi progettisti e chi viene dopo di loro, per poi ottenere alla fine un modello informativo vero e proprio, costituito ovviamente dal modello BIM e dalle informazioni gestite con questo database, utili poi per la fase di gestione. Ok, ti lascio la parola Paola, grazie. Ci sentiamo dopo. Perfetto, grazie mille. Do di nuovo il buongiorno a tutti, anche chi si è collegato da pochissimo. Prima di iniziare, per essere certa che mi sentiate e vediate tutti bene il mio schermo, vi chiedo di rispondere a questo sondaggio che al momento vedete sul vostro schermo, così ho la conferma.
e la sicurezza al 100% che non ci siano dei problemi di audio, ecco. Perfetto, vedo che la maggior parte di voi ha risposto, direi che possiamo andare avanti con la presentazione. Allora, cioè l'argomento di oggi è appunto la gestione delle informazioni all'interno, cioè, del modello BIM tramite il database di Rofus. Gli argomenti, cioè, principali che tratteremo saranno la gestione, quindi, delle informazioni attraverso la creazione di metadati per la resa computazionale dei requisiti del progetto. Quindi una sorta di trasformazione, almeno di una parte del capitolato informativo all'interno di un database. Dopodiché vedremo la sincronizzazione di questi dati con il modello BIM, proprio a sottolineare la totale integrazione che di Rofus ha con i software di progettazione BIM tramite dei plugin ad hoc. Infine, attraverso alcuni casi studio, vi mostrerò l'applicazione di Rofus. Ecco, cioè, prima di vedere, entrare, cioè, nel vivo appunto dell'utilizzo del software, ci tenevo a fare una breve introduzione proprio per capire l'importanza del dato e il valore che le informazioni hanno nel processo BIM. E vorrei partire, cioè, da questo grafico. Il grafico è ripreso dal libro sul BIM di Eastman e ci fa notare come nel processo tradizionale, fate attenzione soprattutto alle aree rosse e verdi, ci sia tra la fase di construction e di facility un'enorme perdita di dati, cioè guardate proprio l'impennata, diciamo, della perdita di dati che si ha tra l'area rossa e l'area verde. Aspetto che invece, se guardate, se notiamo l'area appunto in azzurro, risulta essere limitato o comunque, cioè, fortemente contenuto nell'ambiente collaborativo BIM, che è appunto la zona azzurra del grafico, in quanto l'archiviazione di tutte le informazioni in digitale rende i dati facilmente leggibili, in questo caso per tutti i partecipanti, cioè della commessa, e per tutte le fasi progettuali. Alla luce, cioè, di questa considerazione, sembra abbastanza scontato che ci sia una quantità sempre più crescente di informazioni man mano che il progetto cresce, non soltanto nella fase, cioè le informazioni crescono non soltanto, cioè, fino alla consegna dell'opera, ma anche, cioè, durante l'esercizio. E questo sottolinea, cioè, quanto sia ormai centrale il dato nella progettazione attuale. È per questo motivo che parliamo ormai di data driven design, cioè di progettazione guidata dai dati. Ancor prima di definire proprio la geometria, il modello, cioè vero e proprio del progetto. E questo, cioè, che cosa significa? Che sicuramente l'assunzione di un database centrale nel progetto è di fondamentale importanza, proprio perché riunisce tutti i requisiti e i dati possibili voluti dal committente, e allo stesso tempo sincronizza e mappa tutte le informazioni con il modello BIM che appunto, cioè, verrà linkato a questo database. L'utilizzo del database fa sì che il processo BIM, il processo, cioè, soprattutto di progettazione, ma come vedremo anche nelle altre fasi, sia focalizzato, sia incentrato sull'utilizzo di un repository di conoscenze in cui le informazioni raccolte sono in un unico posto, in cui il dato può essere sempre aggiornato ed essere in continua relazione con il modello, in modo tale da eliminare il rischio che gli attori della commessa consultino innanzitutto dei dati incoerenti tra di loro e che allo stesso tempo risultino essere appunto, cioè, sempre aggiornati l'uno con l'altro. Cioè, piccola parentesi, appunto, cioè, su questa figura, come vedete è ripresa appunto, cioè, dalla ISO, a maggior ragione, cioè, dalle PAS, è la figura del CDE. Tengo a sottolineare che di Rofus non è un Common Data Environment, cioè non è una CDAT, ma con esso si possono, cioè, sicuramente ricoprire alcune funzionalità richieste dal CDE.
all'interno, cioè, della commessa BIM, soprattutto per quanto riguarda i non graphical data, cioè, diciamo, tutta quella mole di informazioni che ormai è una fetta sempre più importante del progetto e che riguardano magari i requisiti prestazionali, funzionali, tutti i requisiti energetici che deve avere un ambiente, in qualche modo l'unità ambientale, cioè la stanza vera e propria del progetto, come per esempio, non so, cioè, se facciamo riferimento ad un ospedale, tutte le sale di degenza, cioè tutte le camere di degenza, dovranno essere associate a determinati requirement, indipendentemente dal requirement geometrico, ma appunto cioè prestazionale e funzionale, che si dovrà appunto cioè ripetere in tutte le tipologie di stanze simili e dovrà essere consultato da tutti i partecipanti alla commessa, dal magari cioè, costruttore al progettista al gestore cioè, futuro dell'opera, no? Quindi se andiamo a collocare appunto cioè, di Rofus all'interno di uno cioè, degli strumenti che costituisce il Common Data Environment, sicuramente riguarda la fetta più importante dei non graphical data. Al di là appunto, cioè di questa importante fetta del progetto, c'è la possibilità di linkare comunque il modello BIM al database tramite dei plugin. Al momento esistono dei plugin diretti con dROFUS e con ARCHICAD, ma appunto tramite l'utilizzo dell'IFC è possibile andare comunque a gestire il modello che proviene anche da degli altri software di BIM Authoring. Al di là di questo, possiamo aggiungere, e qui capiamo appunto cioè quelle freccine nere che vedete linkate alla documentation e alla graphical model, possiamo aggiungere appunto dei documenti al database in modo tale da rendere di Rofus, come dire, uno strumento fondamentale per l'asset information model, permettendo, ripeto, a tutti gli utilizzatori di mantenere aggiornato nel tempo il proprio progetto e tutte le informazioni inerenti al bene di cui stiamo parlando. Per tutte cioè, queste questioni cioè, citate in questo momento, possiamo dire che dROFUS risulta essere utile per tutte le fasi dell'intero processo, partendo dalla pianificazione, quindi da ciò che riguarda il cosiddetto space programming del progetto, alla progettazione cioè vera e propria, perché in questo caso dROFUS aiuta i progettisti, ancora di più gli utilizzatori proprio dei software di BIM Authoring, a trovarsi degli attributi già compilati all'interno del proprio modello. Risulta essere di fondamentale importanza anche all'interno cioè, della costruzione, cioè, ma soprattutto della fase cioè, di gestione, perché mi ritroverò, se sono il gestore del manufatto, ad avere all'interno cioè, del mio database una mole infinita di informazioni che riguardano appunto cioè, quel cespite, che magari potrei anche decidere di archiviare in parte perché sono informazioni strettamente legate alla progettazione, ma un'alta percentuale cioè, di queste informazioni di sicuro serviranno al gestore del manufatto per portare avanti l'esercizio del bene. Per ovviamente la cioè, possibilità di archiviare e di immagazzinare un numero cioè molto elevato di informazioni, diciamo che dROFUS tendenzialmente si presta ad essere utilizzato soprattutto per le grandi opere. Mi riferisco a aeroporti, ospedali, ma anche a scuole ed università, cioè per esempio. E in riferimento alla strutturazione del database, vi riporto cioè, questo grafico un po' simpatico che ci fa capire praticamente l'iter di strutturazione cioè del mio database. Tenete conto che non parliamo ancora di geometria del progetto, stiamo semplicemente inserendo all'interno del database, cioè di questo nostro contenitore, le
informazioni che ci servono per andare innanzitutto a stabilire la dimensione del progetto, quindi l'area edificabile del nostro building. Dopodiché entriamo nel merito della pianificazione dell'edificio in base alle funzioni che decide il committente. Sto trattando un ospedale? Magari so che dovrò avere tot metri quadri destinati alla degenza, tot metri quadri destinati alle sale operatorie, oppure cioè, mi trovo di fronte a un edificio scolastico, è ovvio che le diverse cioè, funzioni in quel caso si riferiscono ai dipartimenti della scuola. Nel momento in cui vado a definire cioè, queste funzioni, che sono proprio il punto di partenza della strutturazione del mio database, entro nel merito del tipo di stanza che deve essere presente all'interno di quel dipartimento. Ho fatto l'esempio dell'ospedale, bene, all'interno del dipartimento degenza avrò la sala degenza singola, la sala degenza matrimoniale, la sala degenza cioè con tre posti letto, quindi inizio a dettagliare, diciamo meglio, gli ambienti che si trovano nei diversi settori del progetto. Ripeto, ancora non ho dato delle indicazioni spaziali, cioè appunto di localizzazione del mio ambiente, sto semplicemente programmando gli ambienti. Se scendo nel dettaglio cioè di questo schemino, ma anche del ragionamento logico che dobbiamo seguire all'interno di Dirofus, una volta che individuo le diverse stanze di progetto, che cosa faccio? Vado a scegliere anche le diverse categorie di oggetti che dovranno essere presenti all'interno dei miei ambienti, delle mie stanze. Per questo motivo che definisco la categoria degli oggetti impiantistici, la categoria degli oggetti architettonici, cioè a loro volta magari suddivisi per finiture, attrezzature, infissi, in modo tale da avere, cioè, passatemi il termine, una sorta di inventario di tutti gli elementi che dovranno essere presenti all'interno del mio progetto. Quindi nei momenti in cui parlo di item mi riferisco proprio all'elemento tipologico che deve essere presente all'interno di quell'ambiente. Una volta che ho definito le tipologie dei miei item, appunto, inizio ad inserirle. Anche qui cioè, si parla semplicemente di informazione, non tanto di cioè, creazione geometrica dell'item, ma assegno quel singolo elemento alla stanza di riferimento, in modo tale da trasformare l'item in un'istanza vera e propria che è localizzabile all'interno di una room precisa. Poi, scendendo ancora di più nel dettaglio cioè del progetto, ovviamente proseguendo con le diverse fasi, si può decidere di associare un determinato fornitore a quell'istanza in modo da renderla commercialmente identificabile. Quindi, laddove scelgo un fornitore con una sua anagrafica che vada a registrare nel database, che ha dei costi ben precisi per tutte le forniture e per tutte le attrezzature scelte, allora cioè quell'istanza, quell'item generico si trasforma in prodotto commercialmente identificabile. Ecco, una volta che abbiamo in qualche modo memorizzato cioè questo schemino, torniamo all'interno dello step cioè numero uno, praticamente ci soffermiamo, come dire, sulla pianificazione funzionale, sullo step delle function, per entrare all'interno del software. Ecco, qui vedete, approfitto anche per citare il caso studio della scuola primaria dell'infanzia Gianni Rodari a Firenze, che è il caso studio del gruppo di lavoro del professor Biaggini, dell'ingegner Bongini e del professor Vincenzo Donato dell'Università degli Studi di Firenze, che hanno applicato l'utilizzo di Dirofus in un edificio scolastico. Quindi, se notate, vi guido nella lettura dello screenshot della schermata, abbiamo
Nella parte di sinistra l'albero delle nostre funzioni, individuate da delle codifiche, dei numeri che gestiamo noi. In questo caso c'è il dipartimento didattica, il settore laboratori, locali di servizio, VC, eccetera, eccetera. Cioè, questo albero può assolutamente ingrandirsi ed ampliarsi, cioè popolarsi sempre di più in base alla complessità del progetto. Nella parte di destra, o meglio, nella parte centrale dello screenshot, si iniziano a leggere, in base al dipartimento selezionato sulla sinistra, l'elenco di tutte le stanze presenti. In questo caso significa che all'interno del settore didattica dovrà essere già presente la stanza sezione 1, sezione 2, cioè sezione 3, l'aula docenti e così via. E se notate, ognuno di questi ambienti è caratterizzato da un codice univoco, il cosiddetto room function, che in questo caso dipende da che cosa? La nomenclatura che si sceglie in fase di progetto, cioè magari sarà rappresentata da una sigla che indica la commessa, da un'altra che indica il settore di riferimento, il piano di riferimento. Cioè, l'importante è che ci sia un numero, o meglio, un codice univoco che mi permetta di individuare quel locale, perché in questo caso stiamo parlando di room, in maniera univoca all'interno del mio progetto. Lo ribadisco, cioè perché poi il codice univoco, il codice, sì, in questo caso univoco, la room number oppure la room function che prendiamo in considerazione, non è altro che l'attributo chiave che mi permetterà di linkare, unire le informazioni del database al modello grafico, cioè al modello che nel frattempo viene portato avanti nel software di BeMotoring. Nella parte di destra, qui cioè vediamo il pannellino delle proprietà, ho tutto ciò che in qualche modo individua le informazioni principali. Magari c'è la descrizione della stanza, c'è di nuovo il codice, oppure delle, non so, immagini a corredo. In questo caso era stata ripresa l'immagine del sopralluogo, perché cioè, si trattava di una, in questo caso di una riqualificazione, esatto, e quindi effettivamente ho una sorta di preview delle informazioni, cioè generali, corredate, ecco, da documenti oppure delle immagini. La sezione successiva a quella, cioè delle stanze, è quella dei template. Cioè il database mi permette, laddove ho delle stanze accomunate da requisiti, cioè prestazionali, dimensionali ed energetici, di crearmi dei template e quindi delle schede da associare a diversi ambienti, in modo tale che se cambio l'informazione, il dato all'interno di un campo di questi template, in automatico mi si aggiornano, cioè tutte le stanze collegate appunto a quel template. Considerate che negli edifici appunto complessi, cioè questa cosa è di notevole importanza, perché mi permette in brevissimo tempo di tenere aggiornate tutte le stanze che sono accomunate da determinate informazioni. Poi non è detto che all'interno del mio progetto ci siano delle stanze comuni, quindi in questo caso l'utente è libero di non utilizzare i template, ma noi appunto cioè, dobbiamo sapere che questa funzionalità c'è, che ci permette di risparmiare tempo. Per iniziare a prendere cioè, familiarità con il tipo di schede e quindi il tipo di requirement che si possono andare ad inserire all'interno dei locali, cioè vedete questo screenshot. Nella parte di destra praticamente c'è l'anteprima di quelle che possono essere le cosiddette room data sheet. All'interno di ogni stanza, di ogni room, le chiama di Rofus, l'utente può assolutamente personalizzare a suo piacimento il dato da inserire all'interno della stanza stessa. In questo caso vediamo il template dell'aula materna.
con una serie di schede che va dalla description, la design building, windows e door. All'interno c'è di tutte queste schede che l'utente in questo caso ha scelto di lasciare, cioè così come le propone il database, troviamo degli attributi che magari si riferiscono alla descrizione, appunto, cioè generica della stanza, piuttosto che all'occupazione, cioè di quello spazio. Se vedete qui all'interno, cioè di questa parte, c'è l'indicazione dell'utilizzo di quel locale, quindi dalle 9 alle 17 e 5 giorni a settimana. Per quale motivo, cioè, deve essere data questa informazione? Perché magari è il committente stesso che all'interno, cioè, del suo capitolato, con l'obiettivo poi della gestione e dell'utilizzo del bene, ha scelto di inserire l'informazione dell'occupazione settimanale e giornaliera dello spazio, anche perché magari poi dovrà prendere decisioni in merito a qualche impresa di pulizia. Ipotizzando, eh. Fatto sta che tutte, cioè, queste schede che vedete appunto sono personalizzabili sia nel titolo di queste schede che nella configurazione interna degli attributi, perché potrei decidere di raggrupparli in maniera diversa oppure di aggiungere direttamente, cioè, delle schede degli attributi nuovi. Poi magari vi faccio anche vedere live delle schede che abbiamo aggiunto noi. Ecco, cioè passando poi alla sincronizzazione, cioè con il modello, qui vediamo un'anteprima del plugin. Siamo all'interno di Revit, cioè come vedete dall'interfaccia, e nella parte in alto, una volta che si scarica il plugin, appare l'action bar di tutti i comandi di Dirofus, e nella parte di sinistra appare il pannellino che praticamente vedevamo prima all'interno di Dirofus stesso, dove ho appunto l'anteprima delle informazioni di Dirofus. In questo caso, se vedete, è stata selezionata la room all'interno del modello. È ovvio che a monte deve essere intercettato quel famoso attributo chiave per innescare il link tra la modellazione e il database, ma dopo c'è questo link, si avvia una sorta di scambio, o meglio, di scrittura degli attributi da Dirofus al software di BeamAuthoring, Revit o Archicad, o viceversa. Cioè magari si decide che la scrittura degli attributi deve essere al contrario, oppure, cioè, deve essere un mix. Diciamo che all'interno di questo pannellino, le varie frecce colorate che vediamo ci indicano proprio il senso di scrittura delle informazioni. Se dal database al software di modellazione o viceversa. In più, siccome al di là delle unità ambientali, cioè dei locali, all'interno di Dirofus vengono linkati anche gli item, è ovvio che tutte le famiglie presenti nel progetto risulteranno essere sincronizzate con il database, e questo va ad attivare una sorta di controllo appunto, cioè della corretta modellazione, perché attraverso il tastino degli item in room, che è questa sorta di cubo che vedete nella parte di sinistra, il plugin mi restituisce l'elenco di tutti gli elementi presenti nella stanza selezionata e le mette a confronto con gli elementi pianificati nel database. Se mi esce l'errore in rosso, ora qui stiamo vedendo le forniture architettoniche, ma magari, cioè, potremmo andarlo ad applicare anche su porte, cioè finestre, appunto, cioè finiture, nella colonna di destra, cioè praticamente vediamo che quell'elemento non è stato pianificato all'interno di Dirofus. Tant'è vero che, appunto, cioè, come vi dicevo, c'è l'errore in rosso. E quindi che tipo di azioni, cioè, posso prendere all'interno del mio software di modellazione? Le azioni che posso fare sono indicate direttamente dal plugin e si riferiscono
magari ha la possibilità di aggiornare direttamente il database, perché magari il committente o comunque, cioè come dire, il dir office manager della situazione non era al corrente di questo aggiornamento e quindi non ha inserito l'indicazione, cioè, di questo item all'interno del database. Lo posso fare in tranquillità da qui, se a monte mi è stato dato il permesso, perché magari alcuni decidono che il progettista, in questo caso il modellatore, non deve affatto inficiare con il database, e quindi in quel caso, cioè, verrà comunicato al dir office manager di andare ad aggiornare il database. Fatto sta che le azioni, appunto, che vi propone il plugin, ce le trovate tutte qui. Addirittura, se dovessimo essere nella situazione opposta, in cui l'errore mi riporta la presenza dell'item in dirofus, ma l'assenza fisica di quell'elemento nel modello, mi appare tra questi, cioè, pulsantini nell'ultima colonna un ulteriore comando che va a piazzare direttamente l'item, in questo caso il banco, piuttosto c'è la sedia, in automatico all'interno della stanza. È ovvio che lo andrà ad aggiungere in un angolo o nella parte, cioè, centrale della stanza, poi spetta al progettista, cioè, di turno, al modellatore di turno, andarlo a posizionare nella localizzazione, cioè, corretta nella stanza. Ma dal punto di vista del contenuto informativo, l'azione proposta dal plugin ha in qualche modo risolto l'anomalia. Le altre azioni che possiamo fare, magari, è il caricamento di quella famiglia direttamente sul database, cioè, quindi l'RFA del modello può essere caricata nel database in modo tale da popolarlo non soltanto di dati, cioè, ma anche di file veri e propri. E infine, adesso già vado avanti, vi mostro, cioè, questo breve video. Vado avviare con il play il video. Appunto, cioè, da qui si può capire come sia possibile consultare in tempo reale il modello tridimensionale ed andare a selezionare, per esempio, un asset presente all'interno del modello e aprire direttamente la schermata, cioè, di dirofus, che mi mostra tutte le descrizioni, cioè tutte le prestazioni, o magari i documenti che appunto, cioè, sono stati associati a quel componente. Dal punto di vista degli item, potremmo, non so, andare ad inserire, cioè, delle schede di prodotto che non solo, cioè, servono al modellatore, al progettista, per effettivamente inserire, cioè, precisamente il design di quell'elemento, ma anche, cioè, lato, ecco, cioè, gestore dell'edificio, per andare a vedere il fornitore preciso di quell'elemento. Il PDF che vedete è stato associato direttamente all'interno di Dirofus nella scheda relativa a quella sedia. Ecco, man mano che si vanno ad inserire dei PDF, dei documenti, cioè delle immagini all'interno del singolo item, si va a popolare il database. E tutti, cioè, questi documenti finiscono in un modulo, appunto, documentale, che è possibile andare a consultare indipendentemente, cioè, dall'item stesso. Cioè, all'interno del database mi ritroverò nella sezione document tutti i documenti che sono stati caricati nel database. Magari, se lo decido a monte, di raggrupparli, cioè, tramite delle cartelle e sottocartelle, cioè, per individuarli in maniera più veloce. Ecco, appunto, già fatta questa introduzione, come dire, teorica, cioè basata su slide, adesso vorrei mostrarvi live il software, così andiamo a vedere un po' più da vicino le varie nozioni di cui abbiamo parlato finora. Nel frattempo che cambio la schermata, comunque, sottolineo che se dovessero esserci delle domande, potete scriverlo nella sezione che avete
in basso domande e risposte, eviterei di utilizzare la chat, in modo tale che gli ultimi 10 minuti effettivamente possiamo dedicarli alla risposta ai vostri dubbi. Allora, eccoci qua, siamo all'interno del DD Rofus Desktop. Lo sottolineo perché effettivamente esistono tre tipologie di DD Rofus, tre cioè versioni di DD Rofus, cioè quella desktop, che è quella che sto utilizzando in questo momento io, poi c'è l'applicativo, il plugin di DD Rofus, che risulta essere attivo per Revit e per Archicad, per tutti cioè gli altri software. Viene garantita l'interoperabilità perché all'interno di DD Rofus è caricabile l'IFC e quindi piuttosto che andare a scrivere gli attributi su software DB Mentoring si scrivono sull'IFC. La logica non cambia. E poi c'è anche il DD Rofus Web, che è l'applicativo in cloud, appunto c'è di DD Rofus, che permette a qualsiasi attore non tecnico, ecco, del database, di comunque consultare tutte le schede, tutte le diverse informazioni collegate agli elementi di progetto. Allora, faccio leggermente un passo indietro. L'home page principale è questa che vedete in questo momento. È una sorta di riepilogo, soprattutto se notate le varie barre sulla sinistra, di stanze cioè, pianificate per questo tipo di progetto, di item, di elementi impiantistici e gli attori, cioè gli utenti che sono stati abilitati all'utilizzo di DD Rofus. Ecco, c'è lato permessistiche, una piccola parentesi, è possibile attraverso cioè la piattaforma amministrazione di DD Rofus gestire i diversi permessi e quindi cioè creare magari dei gruppi in modo tale da differenziare gli accessi alla piattaforma. Avrò magari progettisti architettonici che possono modificare gli attributi e le informazioni della categoria architettonica, ma non di quella impiantistica, dove invece avranno cioè, l'accesso limitato, magari in modalità solo lettura e viceversa per gli impiantisti. Per fare appunto, per fare degli esempi. Allora, qua sulla sinistra, dove prima nell'immagine vedevamo la divisione dei dipartimenti scolastici, qui essendo all'interno di un altro progetto, vediamo delle nuove cioè, funzioni. Si parla di una clinica, quindi abbiamo cioè, la parte biomedica, l'amministrazione, laboratori cioè, di medicina. Vedete che una volta che clicco sul dipartimento, l'elenco al centro del mio schermo cambia in quanto sono diverse le stanze, cioè nei diversi dipartimenti. Supponiamo di andare a cercare una stanza specifica, cioè così vedete anche il filtro che c'è in alto. Ecco qua, io ho direttamente il filtro sulla stanza che sto cercando. Se faccio tasto destro e attivo le cosiddette room data, ecco qua, attivo praticamente le schede che guardavamo prima nella presentazione. Quindi c'è la parte della descrizione, la parte cioè magari che tipo di tipologia appunto di muri deve essere montata all'interno o di controsoffitti deve essere montata all'interno cioè di quella stanza. Tutto ciò è assolutamente personalizzabile da parte dell'utente, come per esempio questa scheda. Vedete la scheda alla fine, dati aggiuntivi? È una scheda ad esempio che abbiamo aggiunto noi per farvi capire che comunque il raggruppamento degli attributi, che magari può coincidere effettivamente con le varie schede informative che si allegano al capitolato o comunque al PGI, si possono andare ad inserire qua dentro. Piccola nota, visto che ne abbiamo parlato, se vedete il software mi dice che questa stanza, la 04009, praticamente è associata ad un template, il che significa che se volessi cioè, modificare dei valori, vedete che non me lo fa fare, perché i
Il valore da modificare in realtà si riferisce alla scheda del template. Il template è rappresentato in alto a destra, dove adesso vedete il mio mouse, e cioè non è altro che la stessa identica scheda, ma editabile. Attenzione, perché se dovessi modificare la descrizione di questo template, lo vado a modificare in tutte le 7 stanze, ecco qua c'è le 7 room associate al template dental. Andando avanti, non salviamo, ecco qua, andando avanti vi faccio vedere che è possibile, cioè, caricare delle immagini, magari immagini di rendering o di sopralluogo, dei documenti, in questo caso abbiamo sia dei doc che dei PDF, ma magari ho necessità di inserire dei DVG, cioè lo posso fare. E poi iniziano le cosiddette item list, cioè le liste, le cioè, categorie di oggetti, di item, che si possono andare ad inserire all'interno dell'ambiente. Qui ho effettivamente l'elenco completo di quanti refrigerator devono essere presenti all'interno, cioè, di questa stanza, cioè di quante sedie devono essere presenti. Se vado poi ad un livello di dettaglio, cioè maggiore, si può decidere anche di associare un prezzo di listino appunto a questi oggetti, proprio per esportare, cioè magari la reportistica dei costi delle forniture associate a questa stanza. A proposito di appunto, cioè report, è una cosa che non vi ho detto all'interno della presentazione, l'utilizzo, o meglio, il vantaggio dell'utilizzo del database è proprio quella di avere dei dati che effettivamente siano facilmente rintracciabili e che siano, cioè, soprattutto facilmente estraibili, perché altrimenti non ne traiamo, cioè, poi così vantaggio se il database non mi consente di estrarre dei fogli Excel, né tantomeno, cioè, dei report in PDF. Vi faccio vedere che all'interno della sezione dei report, che è questa che sto aprendo appunto in questo momento, io ho una lista di appunto, cioè, di report sia in formato Excel che in formato, cioè, PDF, che mi suggerisce il software. Potrei decidere, non so, di estrarre direttamente il report di tutte le room data del mio edificio, oppure di estrarre soltanto le room data e quindi le diverse schede prestazionali, cioè funzionali ed energetiche, di una stanza in particolare, la stanza che andrò ovviamente a filtrare appunto all'interno, cioè, di questo campo. Il tipo di output che ottengo è una cosa del genere. Adesso abbiamo già preso in considerazione appunto la stanza di prima, la 04, e qui vediamo con questa formattazione, che poi, se non vi piace, si può, cioè, personalizzare, andiamo a vedere tutte le schede informative associate a quella stanza. Quindi la tipologia appunto, cioè, dei controsoffitti, laddove è stata, cioè, compilata, dei muri, tutta la parte delle windows, delle door, appunto, cioè, ripeto, l'estrazione dei report, cioè, può essere assolutamente personalizzata, addirittura si può esportare in un formato Excel, entrando ancora di più, cioè, nella personalizzazione, creando, cioè, magari delle macro, dei fogli concatenati tra di loro, una sorta di appunto, cioè, foglio COBI, no? Per farvi capire il livello avanzato della personalizzazione. Tengo a sottolineare una cosa importante dell'estrazione dei report, che è il QR code. Il QR code è di fondamentale importanza, perché io purtroppo al momento, cioè, non posso appunto, cioè, farvelo vedere, perché non riesco a fotografarlo da smartphone per mostrarvelo, ma se si fotografa il codice, l'utente viene indirizzato direttamente alla pagina web da mobile di quel locale, e quindi da mobile, da tablet o comunque da smartphone, può
ricongiungersi alla visualizzazione grafica di quel locale, perché all'interno del web, e qui ve lo mostro, viene caricato l'IFC del modello, quindi ho sempre il riferimento geometrico del locale, unito a tutte le informazioni che nel frattempo il Dirofus Manager appunto sta inserendo all'interno del mio, cioè del mio database, e che nel frattempo il progettista sta popolando con i dati estratti direttamente dal software DB Mentoring. Quindi la schermata che state vedendo in questo momento è quella del Dirofus Web. La vediamo ovviamente, c'è da PC, perché ripeto, non posso, cioè, mostrarvi lo smartphone o il tablet, ma non cambia nulla. Abbiamo nella parte di destra la localizzazione spaziale del locale che ho fotografato, no? Cioè, dal QR code mi ricongiungo direttamente a quel locale. Se lo voglio vedere più da vicino, perché ho necessità di entrare, cioè proprio dentro l'ambiente, c'è la rappresentazione dell'interno, eccolo qua, del locale. Ok, cioè dovreste vederlo. Perfetto. Quindi andando a selezionare, cioè come vedete, l'ambiente, poi nella visualizzazione, cioè 3D, si entra, cioè, proprio dentro quella stanza, con di nuovo l'analisi degli item presenti, già dalla spunta verde e dalla X rossa, vedete che ci rendiamo conto che magari la modellazione non risulta essere, cioè, coerente con le indicazioni date dal committente nel database, proprio perché alcuni elementi non sono stati ancora inseriti fisicamente nel modello. Un'altra nota, cioè, che faccio, perché magari ad alcuni di voi ci viene in mente il fatto di non dover per forza modellare tutto, ed effettivamente è una nota intelligente, cioè, da fare, perché l'utilizzo del database va a scaricare la pesantezza, cioè, del modello, in quanto non per forza devo inserire tutti gli oggetti previsti. Quindi io potrei benissimo decidere di, non so, cioè per assurdo, andare a creare soltanto lo space all'interno del mio progetto, all'interno del mio B-Mentoring, e avere cioè l'informazione dell'item, cioè presente, soltanto all'interno del database, e decidere che quell'elemento non debba, cioè, per forza essere inserito fisicamente come elemento geometrico nel modello, per sgravarlo appunto, cioè, della pesantezza, cioè non accentuare, cioè non appesantire così tanto la modellazione. L'importante è che si vada a leggere in contemporanea la scheda associata a quell'ambiente. Un'altra nota, ecco qua appunto c'è la parte dei report in Excel che non vi ho fatto, cioè, vedere prima. Se vedete, cioè vado a fare un'estrazione semplice dell'elenco delle mie stanze, non ottengo altro che tante colonne, cioè quanti sono gli attributi che voglio estrarre, e tante righe, cioè quante sono le stanze presenti. Poi nella parte, cioè, della reportistica, ripeto, ci possiamo sbizzarrire nell'andare a fare delle personalizzazioni. Chiudo la parte di Dirofus accennandovi alla gestione degli FC, perché effettivamente non l'abbiamo ancora trattata. Qui all'interno, cioè, della slide, che cosa vediamo? Innanzitutto la possibilità di caricare degli IFC nel database, e la parte del 3D Viewer ci mostra uno stralcio del modello. Adesso avevo aperto, cioè, forse un po' troppe finestre, quindi già vediamo il viewer un po' ridotto, ma ci tenevo a sottolineare che cosa? La possibilità di sincronizzare l'IFC con le informazioni del database. Laddove il software ritrova un match, quindi una corrispondenza tra
l'elemento dell'IFC e l'elemento del database, che può essere la stanza, cioè può essere l'item impiantistico, architettonico, strutturale, vedete che mi fuoriesce quella sorta di simbolo viola, magari lo vado ad indicare con il puntatore laser, ok? Che mi sta dicendo, attenzione, perché la stanza library è presente sia all'interno del database che del modello che ci è stato già consegnato dell'IFC, ma la seconda, la stanza ufficio, la 002, non è presente, quindi è un primo alert del fatto che probabilmente la modellazione deve appunto andare ancora avanti, non è a un livello di definizione che vuole il database. Quindi in questo momento, fotografando il modello a questa cioè, situazione, vediamo che sono presenti soltanto alcuni locali di quelli pianificati dal committente. Non è in realtà un software di controllo e validazione del modello, in quanto per quel tipo di attività esistono degli strumenti differenti da Dirofus, ma sicuramente aiuta sia il committente che il progettista a portare avanti una modellazione, cioè conforme con i requisiti dettati dal committente stesso. E questi, cioè, sono dei piccoli aiuti che mi fanno capire subito appunto la conformità del modello alle richieste. Per cui chiunque di voi volesse approfondire, fare qualche domanda particolare o personale, insomma, sul tema più applicato alla propria attività, ci può contattare senza problemi. Avete visto qualcosa che sta avendo parecchio successo, un po' in tutti, diciamo, i ruoli. Nel senso che i committenti si trovano la possibilità innanzitutto di compilare una sorta di capitolato informativo, perché questo è. Quindi prima ancora che nasca un progetto, compilando un database di questo genere, di fatto non si fa altro che mettere a disposizione un capitolato informativo a cui chi poi progetta deve rispondere, ma chi deve progettare, questo l'abbiamo visto proprio dai nostri clienti che hanno adottato questa piattaforma, magari perché lo stesso committente l'ha messa a disposizione, si trova un lavoro molto agevole, è molto ordinato, è molto fluido, risparmiando anche parecchio tempo, perché un conto dare un database, magari anche a partire da tabelle di Excel. Avete visto che la possibilità di lavorare con Dirofus consente di lavorare anche su tabelle di Excel e poi sincronizzarle con il database, piuttosto che direttamente sul database. È molto più agile rispetto a compilare queste informazioni direttamente nel modello. Questo è il primo aspetto. Quindi anche qualora anche lo adottasse il committente, lo mettesse a disposizione, i progettisti hanno sicuramente un vantaggio. Da parte dei progettisti abbiamo dei clienti che in maniera proattiva hanno adottato questa piattaforma per fornire al committente un modello informativo più completo e già in un formato utile a quello che deve fare il committente, quindi deve gestire. Quindi va benissimo il modello BIM, però il committente spesso non ha una funzione di progettazione e quindi dover consultare il modello a partire da un modellatore BIM non è proprio l'interfaccia ideale. Per un committente è più importante avere sì il modello consultabile, ma anche il corpo dei dati ben ordinato e strutturato in maniera utile e immediatamente fruibile per la sua mansione di gestore. E quindi questo che cosa significa? Che non usa necessariamente Dirofus per l'attività di facility management, tanto per capirci, ma essendo un database, quindi parlando la stessa lingua delle piattaforme di facility,
il committente riesce a collegarli in maniera molto facile, a collegare la piattaforma di Facility che usa, collegarla con Dirofus e quindi al modello BIM, pur mantenendo le sue funzionalità e la sua soluzione di Facility, a prescindere che questa soluzione si colleghi con i modelli BIM. E quindi sia che il committente abbia una soluzione di Facility, sia che sia in cerca di una soluzione di Facility ideale per il suo mestiere di gestire l'opera, non si deve preoccupare di quanto questa soluzione sia collegata ai modelli BIM, perché è una funzione che viene svolta e risolta da Dirofus. Quindi è qualcosa che un po', come dire, risponde alla domanda che spesso i committenti si fanno: cosa me ne faccio di un modello BIM, come lo uso, approfitto di tutti i vantaggi di avere un modello BIM, un digital twin nel caso dell'esistente. Anzi, questo è un altro tema. Ovviamente noi parliamo forse per deformazione professionale di un processo che parte dalla progettazione, la costruzione, passa dalla costruzione, arriva alla gestione, ma in realtà noi abbiamo un patrimonio edilizio esistente forse più ampio, e sicuramente sono più i casi in cui si debba digitalizzare l'esistente che non la nuova costruzione. E quindi vale lo stesso principio, per cui sia che in questo caso noi digitalizzeremo l'esistente, quindi a partire da un rilievo si creerà il modello BIM dell'esistente, e organizzando con un database come questo tutti i dati non geometrici e le certificazioni, i documenti, qualunque cosa che sia utile per la gestione all'interno di Dirofus. E quindi questa cosa sta avendo parecchio successo sia nel privato che in grandi enti pubblici che hanno grandi patrimoni da gestire. E quindi alcuni nostri clienti progettisti si stanno proponendo per fornire un servizio di digitalizzazione, quindi di creazione del digital twin associato alle informazioni strutturate in un database. Quindi questi sono solo spunti, e ognuno di voi saprà come mettere, come dire, a frutto questi spunti nella propria attività, però insomma nascono diverse opportunità interessanti. Ti ringraziamo ancora per la partecipazione e alla prossima. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata a tutti.